Ho il grande piacere di intervistare Brother Ramananda. Nelle precedenti puntate, anche oggi, abbiamo parlato molto di stress e ci siamo chiesti se la meditazione potesse aiutarci a sopportare meglio lo stress. Brother Ramananda, un monaco della Self-Realization Fellowship, è appena arrivato a Roma da Los Angeles, sarà a Roma questo fine settimana, il prossimo fine settimana sul Lago Maggiore. Ci sarà un ritiro al quale parteciperanno molte persone che hanno scelto la meditazione, l'hanno fatta diventare una propria regola di vita. Vorrei chiedere a Brother Ramananda come la meditazione possa aiutarci a gestire meglio lo stress e se vi sia un rapporto tra meditazione e qualità di vita. Brother Ramananda, is there a relationship between meditation and stress? Relief. Absolutely. Meditation definitely releases stress. It relieves stress. And when people sit to meditate, they first do breathing methods to help calm the body and mind. They breathe in and out deeply, and this is very relaxing. Sì, certo, c'è un rapporto tra la meditazione e il miglioramento dello stress. Quando le persone meditano, si siedono e compiono delle respirazioni profonde, inspirazioni ed espirazioni, e questo riesce dopo un po' a calmare le loro menti. And you want to know more? All right. Well, concentration on the breath helps you to focus. And this type of focus is used also for success on the material level and on the spiritual level. La concentrazione, che è il risultato della respirazione profonda, aiuta anche la persona che medita a focalizzarsi e questo è molto importante per ottenere un successo sia a livello materiale che a livello spirituale. Meditation also helps to release gamma waves, and the gamma waves are associated with happiness. And when a person feels happy, they are naturally relaxed and they get along better with everyone. Inoltre, nel corso della meditazione si produce una particolare attività elettrica cerebrale, le onde gamma. Le onde gamma sono associate ad una sensazione di felicità e di benessere. E quando si è felici e si sta bene, è molto più semplice andare anche d'accordo con gli altri. So you would say there is a deep relationship between meditation and health. Yes, absolutely. People who meditate feel better and they become interested in getting better and better. So they look at their lifestyle, they analyze their diet, they analyze whether they're exercising or not, and then when they get into these things, everything improves. Certo, perché chi medita si abitua a star bene e quando si inizia a meditare poi si esamina anche il proprio stile di vita e si considera meglio la propria alimentazione, la propria attività fisica e si cerca di migliorare globalmente la propria qualità di vita. Do you know whether there is a connection between meditation and the immune system? Yes, definitely, absolutely. Meditation helps to relax the nervous system, and that takes pressure off the immune system. Ho chiesto a Brother Ramananda se vi fosse un rapporto tra meditazione e risposta immunitaria e Brother Ramananda ci ha risposto che la meditazione rilassa il sistema nervoso e il rilassamento del sistema nervoso ha un profondo effetto sulla bontà della risposta immunitaria. Adesso vorrei chiedere a Brother Ramananda, ed è l'ultima domanda, che cos'è la Self-Realization Fellowship, brother? What's the Self-Realization Fellowship? Well, Self-Realization Fellowship is a non-profit, non-denominational organization that was founded by Paramahansa Yogananda in 1920, and he gave the society or the organization the responsibility of disseminating his teachings throughout the world. La Self-Realization Fellowship è un'associazione non profit che è stata fondata nel 1920 da Paramahansa Yogananda con lo scopo specifico di diffondere i suoi insegnamenti in tutto il mondo. And Paramahansa Yogananda wrote a classic called The Autobiography of a Yogi, and it is available in Italian. And those who want to know more about meditation and self-realization should read that book.
Paramahansa Yogananda, tra le tante opere, ha scritto la sua autobiografia, appunto quest'opera, il cui titolo è Autobiografia di uno yogi, è stata tradotta anche in italiano, e tutti coloro che volessero approfondire gli insegnamenti di Paramahansa Yogananda potrebbero sicuramente leggere e trarre grande piacere dalla lettura di questo capolavoro universale. Well, I would like to thank you, Brother Ramananda, for being so nice, e lo ringraziamo sentitamente e ci auguriamo di averlo presto tra noi. We hope to see you soon again in Italy. Thank you.